Allora, niente, io vi ringrazio per essere venuti, come dicevo adesso a Michele, anche se di domenica. Ma i tempi del calcio sono diversi dai tempi che poi vengono rapportati all'andamento delle altre aziende, per cui non si può perdere assolutamente tempo. A prima vista il mio discorso potrà apparire contraddittorio, ma vi assicuro per quello che cercherò di esplicitare in maniera molto chiara, avrete modo di apprezzare alla fine che ha una logica e un unico filo conduttore. Da questo momento, e quindi ecco perché in maniera simbolica ho voluto fare questa conferenza stampa qui all'interno del mio studio, ed è l'unica che abbiamo fatto nel corso di questi anni, salvo una o due interviste che mi sono state fatte. Da questo momento non sono più il presidente del Martina Calcio e quindi lo dichiaro a voi che siete qui presenti per la prima volta per una mia scelta. Una scelta che è finalizzata a dare ancora una volta un contributo al fine di organizzare al meglio la società, uniformarla e armonizzarla. Quindi uniformare, armonizzare la società, organizzarla e quindi io oggi dimettendomi ritengo di dare questo contributo e ora vi spiego il perché. Prima di andare avanti, posso dire che ancora questa mattina si è lavorato. Si è lavorato con Umberto De Lucia. Ecco, ho sottolineato, vi sembrerà contraddittorio, però la decisione è ferma. E ora arriviamo al sodo. Si è lavorato con Umberto De Lucia, che il prossimo anno è intenzionato a proseguire qui a Martina. Si è lavorato con Fabiano, il quale anche il prossimo anno vuole continuare qui a Martina. Ma non mi dilungo in questo, posso solo dire a titolo, diciamo, di grande successo e di grande raggiungimento di obiettivo che anche tutte le squadre giovanili sono già, contrariamente a tutti gli altri anni, già tutte organizzate dalla A alla Z. E non a caso ho invitato personalmente il responsabile delle giovanili. Di contro a tutto questo discorso, oggi, e ripeto, non dovete magari strumentalizzare questi discorsi, ci ritroviamo di fronte ad una pubblica amministrazione che non è amica al sottoscritto, probabilmente, non so se è amica ad altri componenti, che comunque non è amica alla squadra di calcio di Martina. Qui c'è Nino, c'è Fabrizio, che si sono incuriositi perché io ho indetto questa conferenza stampa e anche per loro questa è un'assoluta novità che io non intendo più continuare a fare il presidente del Martina Calcio. Se guardo Nino mi emoziono e dico: guarda, ma è possibile? È la scelta migliore in assoluto perché, come vi ho detto prima, noi dobbiamo uniformare e armonizzare l'andamento di questa società per poi omologarla e farla diventare una vera e propria società di professionisti, sotto tutti gli aspetti. Ed allora, non voglio qui, nel momento in cui si chiude un ciclo e quindi bisognerà individuare sul nostro territorio, nella città di Martina Franca, come fu fatto dal sindaco dell'epoca, una persona carismatica che potesse far compiere a questo o a quell'altro imprenditore di volta in volta un gesto eroico o potesse convogliare, uniformare e riunire tante persone, occorre individuare in questa città una persona che abbia il carisma per portare avanti una squadra di calcio. Sono orgoglioso di quello che si è fatto. Mi ricordo che
le prime partite erano in prima categoria quando c'era Nicola Basta che quindi seguiva da vicino la squadra. Gli anni dopo caratterizzati dalla presenza di Notari Stefani, poi di Favia, ma sempre alla fine condotti con una logica, quella di portare avanti la squadra di calcio e raggiungere prestigiosi obiettivi, quelli che sono stati raggiunti. Profilo in contraddizione. Ritengo che questa squadra non possa essere più ancorata solo alla città di Martina Franca. Sforzo per allargare e quindi anche la denominazione, modificare la denominazione AS Martina Franca 1947 Valle d'Itria, e di qui già degli accordi con il sindaco di Locorotondo, con il dottor Tommaso Scatigna, a cui sono anche legato da un'amicizia personale, dove probabilmente non ci sarà più la Sud-Est e ci sarà quindi un inglobamento e quindi un aiuto anche per quanto riguarda poi eventualmente la struttura. Di contro, ripeto e ritorno sul tasto dove sicuramente per Nino ci sarà da lavorare tanto, una amministrazione comunale che non è amica, nel senso che, e vi racconto solo quello che mi è accaduto una settimana fa, ho chiamato l'assessore Stefano Coletta, e voi avete visto che noi queste cose non le stiamo sottolineando solo adesso, le stiamo dicendo da diverso tempo, abbiamo fatto anche una conferenza stampa dai toni accesi, però oggi invece ho un tono rispettoso, e sottolineo un tono rispettoso di tutti e amichevole, perché è questo il clima, nel momento in cui si lascia un qualche cosa bisogna avere un tono rispettoso ed amichevole. Ebbene, ho chiamato l'assessore Coletta, il quale mi ha risposto, contrariamente ad altre volte dove si era fatto promotore, veramente solo a voce più che poi a far seguire i fatti, di una creazione di una fondazione che potesse aiutare quindi la squadra e la società del Martino, un po' quelle che sono le iniziative, quelle che ho messo in atto io, quelle che sono state messe in atto anche con quello che è il sacrificio vostro personale, no? Domenicale, un po' questo spirito che ha contraddistinto questa società, e mi ha detto: guarda Donato, è inutile che mi chiami, non devi parlare con me, devi parlare con il sindaco, anzi devi parlare con i consiglieri. Ho capito che se non c'è un referente, se non c'è un assessore a cui potersi rivolgere, a cui addirittura è stata protocollata, proprio a scanso di equivoci, è stato protocollato un documento già da 15 giorni e questo documento è rimasto lettera morta perché nessuno è stato convocato e quindi bisogna rinnovare la convenzione, ritengo che il mio compito istituzionale sia cessato. È cessato perché non c'ho più un'amministrazione e non abbiamo più un rapporto amicale, e non ritorno su quelli che sono stati gli arricchimenti senza giusta causa del comune in danno del Martina Calcio, perché sono questioni che al limite potrebbero sfociare in altra sede. Ma sottolineo che occorre individuare una figura nuova, una figura carismatica, una figura che possa avere questo rapporto amicale con la pubblica amministrazione, di tal che si possa beneficiare di una licenza nazionale che è condizionata al rilascio della licenza e della convenzione di uso dello stadio di una città. Senza questa convenzione non è possibile neanche iscrivere una squadra al campionato di Lega Pro. E siccome le disposizioni non ce le inventiamo noi la mattina, ma le disposizioni vengono dall'alto, se il comune di Martina Franca non si adegua e non riesce ad essere al passo di quelle che sono le richieste della Lega Pro, beh, c'è poco da fare. Il calcio a quel punto, nonostante gli sforzi che vi sembrano insomma palesare un discorso contraddittorio, il calcio, dove già abbiamo le giovanili fuori, e lo ripeto, a Sava l'amministrazione comunale ha fatto un campo in sintetico, lo ha messo alla disposizione delle nostre giovanili e ha organizzato una manifestazione dove ha partecipato tutta la cittadinanza, tutti i consiglieri comunali, e hanno partecipato tutti proprio intorno
alla squadra giovanile del Martina e non di Sava, proprio di Martina Franca, che ha quel simbolo nostro, quella maglia a cui tutti quanti siamo legati. Questo è il discorso che insomma mi preme, ma lo faccio e voglio che appaia così sulle testate giornalistiche, rispettoso delle istituzioni e quindi della pubblica amministrazione che ha deciso evidentemente un percorso proprio personale che è il risultato di una scelta discrezionale, quindi va rispettato perché poi alla fine la scelta è loro. Non è una scelta tecnica, fosse una scelta tecnica tutti quanti potremmo sindacare. La scelta è una scelta amministrativa, è una scelta discrezionale sulla quale non possiamo dire nulla. Adesso individueranno evidentemente una persona più carismatica che possa dialogare e possa probabilmente raggiungere l'obiettivo di avere questo contrattino che è strumentale per la iscrizione al prossimo campionato. Dicevo, necessità di organizzare, uniformare, e voglio pure che non emerga che ci sia una strumentalizzazione politica in queste parole, perché lo sapete che non lo abbiamo mai fatto, né intendiamo farlo in questa circostanza, ma il documento è stato protocollato diversi giorni fa, ad oggi non c'è stata nessuna convocazione e non vorrei che si ripetesse l'episodio delle telecamere o l'episodio dei gabbiotti e delle biglietterie, che sono ormai episodi che abbiamo in lungo e largo evidenziato e sottolineato. Questo è il primo profilo, ma l'altro profilo adesso è quello che è il contributo di questo o di quell'altro imprenditore, alla luce di quello che è stato l'approfondimento e di quello che è il campionato di Liga Pro, richiede una soluzione e richiede l'intervento di tutti. Lo richiede forse gli unici a cui non devo chiedere nulla, perché sono stati esemplari, lo potete sottolineare, sono i tifosi. Non possiamo chiedere nulla perché a livello nazionale, e ne parlano tutte le testate sportive e me l'hanno riconosciuto durante i vari incontri tutti i presidenti di tutte le società, sono quelli che hanno quasi più di tutti gli altri tifosi di tutte le altre squadre seguito il Martina Calcio, indice sia di maturità, di un lavoro fatto da alcuni responsabili dei gruppi organizzati, e sicuramente, consentitemelo per un orgoglio personale, anche per quella che è stata la nostra politica sempre costruttiva, mai demolitoria, anche nel momento della retrocessione, promettendo immediatamente una ripartenza e una rinascita attraverso il ripescaggio che si è verificato e si è attualizzato. Quindi questo è il taglio, la necessità, occorre che ci sia una presa di posizione da parte di tutti e un senso di responsabilità. Non saremo irresponsabili come è accaduto altre volte, è accaduto che una squadra di calcio non è stata iscritta, questo si cercherà di evitare, ecco perché lo facciamo per tempo, avvisiamo tutti quanti che c'è questa esigenza, e l'esigenza non è di poco momento, l'esigenza è seria, chi si fa avanti si deve fare avanti in maniera seria e costruttiva e non demolitoria, nel senso che occorre riagganciare e sposare il progetto e dare continuità ad un progetto per effettivamente poi avere l'apprezzamento di tutti quanti. E bisogna sempre dire la verità, perché ormai i tifosi hanno maturità, non ci dobbiamo nascondere da loro, anzi attraverso loro abbiamo risolto le problematiche quest'anno, attraverso quei tifosi che hanno dimostrato maturità e non quei pochissimi e sporadici pseudo tifosi che in altre occasioni hanno voluto fare apparire, quindi quasi come le persone un pochino che avessero
più mezzi e più capacità per portare avanti la causa del Martina, e alla fine sono solo risultate parole sterili, non seguite da fatti. E praticamente voglio stendere proprio un velo pietoso sull'atteggiamento di pochissime persone, ma ho detto, siccome voglio essere rispettoso e amicale, perché voglio cessare in questa maniera quello che è il mio incarico, lascio da parte questo discorso e ritorno all'incontro che c'è stato venerdì, in cui sono riuscito a mettere insieme più gruppi, ed esattamente tre gruppi imprenditoriali di un certo spessore, tutti e tre degni, però proprio per non perdere tempo e per non iniziare, ci accusano che a fine campionato si è sempre parlato e si è sempre stati in silenzio e non fino alla riorganizzazione sia dell'assetto societario che alla riorganizzazione dell'area tecnica. Quest'anno, proprio perché ho finito questo compito istituzionale che ritengo che sia stato premiale, e adesso la responsabilità è di tutti, perché la responsabilità per chiudere determinate situazioni no, è la responsabilità dell'intera città, è la responsabilità di tutti, non dico della pubblica amministrazione perché abbiamo avuto quella chiusura. Sono stati messi al tavolo tre gruppi, che quindi con il gruppo del Martina Calcio, messi insieme astrattamente, possono creare una società straordinariamente forte, una delle più forti della Lega Pro. Ovviamente i punti di vista diversi e anche un pochino le aspettative e il modo di interpretare il calcio, una volta acquisita l'esperienza, ha portato ad una riflessione. Oggi sul tavolo, io dico, ci sono due gruppi e mezzo, si sta valutando e probabilmente nella prossima settimana, sempre se si risolve lo snodo dello stadio e se tutto dovesse andare in porto, probabilmente ci saranno anche dei risvolti di un certo peso, risvolti che saranno immediatamente tamponati e bloccati ove non ci sarà una risposta sia da parte della pubblica amministrazione che sia una risposta dalla città in senso lato, perché non ha senso avviare altri gruppi imprenditoriali e avvicinarli al mondo del calcio e avvicinarli alla nostra realtà se tra 2 anni o 3 anni ci ritroveremo nella stessa situazione e con le stesse difficoltà. Questo è quello che volevo sintetizzare. Ovviamente il mio senso di responsabilità è quello di aver chiuso e quindi di essermi dimesso. Ove dovesse concludersi qualcosa con questi gruppi che si sono avvicinati, io sarò vicino, nel senso che a livello professionale favorirò, perché voglio bene alla squadra di calcio del Martina, e diciamo ritorno e divento di nuovo un tifoso costruttivo del Martina. Quindi ci sarà un nuovo presidente e ci sarà un nuovo corso. A questo punto, questo, e io sono aperto insomma a qualsiasi tipo di risposta, credo che con orgoglio siamo arrivati sin qui. Credo che il senso di responsabilità è pieno, occorre omologare adesso quei profili organizzativi e di armonizzazione, bisogna fare questo sforzo comune, bisogna avere determinazione e sfidare questa problematica. Ringrazio tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi anni,
anche i detrattori, perché alla fine ci hanno fatti diventare insomma anche famosi e hanno creato un attimino, no? Anche dei momenti di divertimento anche sui siti, visto che ormai c'è questo scambio di opinioni sui vari siti. Il ringraziamento va a tutti, non potrei elencare tutte le persone che dovrei elencare, per cui mi limito, tanto conoscete esattamente le persone verso le quali ho la massima stima. E quindi ho concluso.